Punta Montana a Valdivara, credo che sia una grande come dire, occasione per ribadire che dobbiamo lavorare per costruire in maniera forte un'identità di vallata. Allora, grande soddisfazione per questo importante appuntamento. Va dato atto ai responsabili delle Proloco, della capacità e della sensibilità che hanno dimostrato portando in un'area interna e specificamente nella Val di Vara questo importante evento. Siamo consapevoli quindi che l'occasione ci consentirà, come dire, di giocarci al meglio tutte le nostre carte, una vetrina importante. Vorremmo far capire che oggi la Val di Vara, se vogliamo usare uno slogan, c'è, è una realtà importante. Abbiamo la consapevolezza, perché i risultati ce lo dicono, che lavorando tutti insieme, parti sociali, amministrazioni locali, imprese, operatori che vivono e lavorano sul territorio, oggi abbiamo segni tangibili che i risultati si portano a casa. Infatti il ruolo dell'ente locale, in particolare di una comunità montana, come intendiamo che sia il nostro ruolo, è quello di agevolare, di facilitare chi opera per il territorio, e credo che le Proloco indubbiamente abbiano questa valenza da sempre, oserei dire da tempo immemorabile. Spesso e volentieri hanno coperto anche dei vuoti che in alcune realtà, in alcuni momenti, si sono verificati, per esempio in alcuni periodi nelle amministrazioni locali. Allora, noi come possiamo lavorare e dove possiamo dire di aver acquisito dei risultati importanti? Allora, la Valle del Biologico è un patrimonio comune di tutta la vallata, ci sono più di 100 aziende agricole certificate che lavorano con grandi difficoltà sul territorio, che vanno aiutate, la comunità montana in particolare le aiuta, e credo che sia un veicolo formidabile di promozione del territorio, con tutto quel che ne consegue, i prodotti, la commercializzazione, la trasformazione, il fatto di mantenere in piedi un territorio, perché queste aziende sono disseminate su tutto il territorio, ma hanno una funzione, oserei dire, sociale sul territorio, e qui mi fermerei. Il piano di sviluppo rurale, altro strumento fondamentale, è di una settimana fa il finanziamento con 3.430.000 euro che arriveranno sul territorio per promuovere che cosa? Il settore agricolo non disgiunto dal turismo, dalla promozione del territorio, quindi un ulteriore elemento fondamentale per far crescere che cosa? Una cultura positiva del luogo, quindi le Proloco lavorano in questo senso, noi dobbiamo far sì che cultura positiva del luogo cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di noi che vive su quel territorio deve essere orgoglioso di viverci e di lavorarci, dobbiamo far crescere questo elemento psicologico soggettivo, deve emergere in maniera forte, perché in quell'area territoriale si può vivere sicuramente meglio, ma già oggi c'è un livello, come dire, di vita più che dignitoso, tranquillo, soddisfacente sotto tanti punti di vista. Credo che il programma sulle strutture ricettive ha portato ulteriori risorse sul territorio, in buona parte del territorio della Val di Vara, almeno sino a Brugnato e Borghetto. Qui siamo in grado di implementare un'offerta di posti letto per circa 180 unità, è circa un 10% di incremento rispetto ai posti letto attualmente disponibili. Credo che sia un'altra iniziativa di grande significato e di grande portata. Concludo ricordando l'ambiente, abbiamo una politica ambientale che è comune per tutta la Val di Vara, che al di là dei riconoscimenti ha consentito di fare, credo, un salto di qualità di notevole livello. Oggi tutte le amministrazioni locali del territorio hanno scelto un percorso volontaristico di, come dire, di farsi controllare da un soggetto terzo, al pari di quello che avviene con le aziende che hanno intrapreso il percorso di certificazione ambientale. Oggi siamo in grado di dire che l'ambiente è un punto di forza e sul quale siamo in grado di investire capacità, professionalità e anche risorse. Credo che tutti questi elementi creino delle condizioni importanti, oso dire con presunzione anche positive, per facilitare il lavoro delle Proloco, che resta fondamentale, che resta importante, e
con i quali, come dire, il dialogo è sempre aperto, ma dobbiamo anche metterci nelle condizioni di rafforzarlo e di migliorarlo in un processo di miglioramento continuo. Grazie.